in questa puntata di Ruota in Pista. Formula 1, modificando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. Dominio Mercedes anche a Silverstone, dove solo un inconveniente al cambio ha costretto Rosberg al ritiro, privando la stella dell'ennesima doppietta. Poco male. Trionfa Hamilton e la lotta per il titolo piloti si infiamma. Prepariamoci a vederne delle belle. Formula 1. E se fosse davvero la seconda forza del campionato? La Williams conferma i buoni risultati dello scorso Gran Premio, centrando il secondo podio consecutivo con Bottas secondo. Sfortunato Massa, ma la sensazione è che ci sia del fuoco sotto la brace e che il brasiliano sia pronto a raccogliere quanto seminato. Dopo i significativi risultati conseguiti nel Gran Premio d'Austria con pole position e quarto posto in gara, Massa ritrova se stesso come pilota e come persona. Dakar 2015. Il leone affila le sue unghie in vista della prossima Dakar. Il Dream Team Peugeot aggiunge ai veterani Carlos Sainz e Cyril Depré lo specialista e pluridecorato Stefan Peter Hansel. Il percorso di avvicinamento al raid più famoso del mondo è iniziato. Pronti a scommettere? Peugeot 308. Sorprendente per prestazioni, efficienza e qualità. E se il numero perfetto fosse 3? Guidando la nuova berlina francese col nuovo 3 cilindri 1200 PureTech, il dubbio c'è venuto. Ecco le nostre impressioni alla guida dell'auto dell'anno 2014. A seguire, le pillole di Autolink. Il Gran Premio di Silverstone pareva essere quello giusto per poterci finalmente godere una battaglia senza quartiere tra i due amici rivali della Mercedes, Rosberg ed Hamilton, ma la sorte ha deciso altrimenti. Proprio quando tutto sembrava andare nella direzione giusta per Rosberg, con un buon vantaggio in classifica e un Hamilton sempre più nervoso e pasticcione, è arrivato il colpo di scena che ha cambiato completamente lo scenario. Il tedesco aveva staccato la pole position e sembrava poter conquistare la vittoria, ma proprio quando si avvicinava il momento del grande duello con Hamilton è arrivata la doccia fredda che ha riportato in bilico gli equilibri per la lotta al titolo. Lui comunque non sembra essersela presa più di tanto. Sì, nelle prove c'era un tempo pazzesco, a 4 minuti dalla fine del Q3... C'era così tanta acqua in pista che ho detto è finita. Sono uscito così, giusto per provare un'ultima possibilità. E devo dire che questa pista è davvero incredibile. Alla fine sono riuscito a fare la pole position proprio all'ultimo giro. E poi in gara avevo tutto sotto controllo, andava tutto secondo i piani. E poi dopo il primo pit stop sono cominciati i problemi con il cambio. E le cose sono peggiorate velocemente. Durante le frenate in curva mi ritrovavo in folle e dovevo spingere la frizione per rimettere le marce, fino a quando non si è rotto del tutto e Lewis ha potuto vincere. Quindi, è andata così, è stata una grande delusione, ma le cose stanno così, sono ancora in testa al campionato e la prossima gara è quella di casa. Il buon Nico, insomma, rimanda il duello con Hamilton nel suo Gran Premio di casa in Germania. D'altronde, se erano stati soprattutto i problemi di affidabilità sulla vettura di Hamilton a consentire al tedesco di prendere il largo nella graduatoria iridata, ecco che la sorte è venuta a riscuotere il proprio credito col buon Rosberg, rimettendo metaforicamente la palla al centro. Il caraibico, grazie alla vittoria di Silverstone, in classifica ora è dietro per pochi punti e tutto fa pensare a una gara tutta da seguire in quel di Hockenheim. Una specie di resa dei conti, con rischio di un incidente sempre presente, ma che per la Mercedes sulla pista di casa sarebbe davvero insopportabile. C'è da giurare però che Hamilton non farà sconti al compagno di squadra. Lui è da sempre un vincente, un predestinato. Campione del mondo giovanissimo con la McLaren nel 2008, sta ancora aspettando l'occasione per tornare a conquistare un altro titolo e avere per le mani un monoposto di gran lunga superiore alle altre è un treno che non passa certo ogni giorno. A dispetto delle voci che vorrebbero il tedesco Rosberg preferito dalla Mercedes nella lotta al titolo, lui crede nel suo team ed è convinto di poter arrivare insieme alla vittoria. Il mio nome è Lewis Hamilton e sono un pilota della Mercedes. La cosa più importante per me è lavorare con un gruppo di persone di cui ti fidi. In un certo periodo mio padre aveva 4 lavori per farci correre. Ad 8 anni mi comprò un vecchio go-kart e lo ridipinse per farlo sembrare nuovo. Vinsi le prime 6 gare e poi continuai così, vincendo gare e campionati.
il momento più importante della mia carriera è stata la mia prima vittoria a Montreal. Dal podio, guardando in basso, vidi mio padre che mi guardava orgoglioso. Fu davvero bello. Per vincere il campionato del mondo devi avere il miglior lavoro di squadra. Ogni volta che vado alla Factory e parlo con i ragazzi mi danno una grande energia. È una cosa che ti ispira a fare il tuo lavoro sempre meglio. Bisogna avere gli stessi obiettivi e spingere al 110%. Questa è la nostra vita. Insomma, Lewis sa di avere tutto il necessario per vincere. C'è solo un ostacolo tra lui e il titolo iridato e si chiama Nico Rosberg. Sarà Hockenheim il teatro dello scontro dell'anno? Non ci resta che aspettare per saperlo. Se quello in Austria poteva essere un exploit isolato, la gara di Silverstone ha chiarito che la Williams fa davvero sul serio. La monoposto appare veramente competitiva e il secondo podio consecutivo colto da Bottas fa sperare anche in una possibile vittoria per le prossime gare, Mercedes permettendo. Sulla pista inglese, intanto, Felipe Massa ha tagliato il traguardo dei 200 Gran Premi in carriera e, per festeggiare, i PR del Martini Racing, prima della gara, hanno organizzato una divertente sfida tra Finlandia e Brasile, nella quale si sono affrontati anche i due compagni di squadra. Il buon Felipe, almeno stavolta, si è fatto rispettare vincendo la sfida alla grande. E d'altronde tra i due è senz'altro lui quello che segue di più il calcio. Il pilota brasiliano è davvero voglioso di poter tornare al top dopo una carriera che negli ultimi campionati lo ha visto in continua discesa. Non a caso, dopo 8 anni di fedele militanza, lo scorso anno le strade della Ferrari e quella del pilota brasiliano si sono divise. Il buon Felipe però è stato un pilota importante per il cavallino e anche questo va ricordato. Fido scudiero di Schumacher e Raikkonen prima e grande protagonista poi, quando nel 2008 ha perso all'ultima curva un titolo mondiale che sembrava già suo, Massa ha visto tramontare la sua stella solo dopo il terribile incidente che quasi gli costò un occhio in Ungheria. Dal suo ritorno in pista il brasiliano non è stato più lo stesso. Complice uno schiacciasassi come Alonso vicino a lui, sempre pronto a minare le sue sicurezze bastonandolo a suon di prestazioni sfavillanti. Ora, per il brasiliano, è venuto il tempo della rivincita, anche se finora ha faticato non poco, trovandosi spesso in difficoltà contro un compagno di squadra che ha colto più punti di lui, come Bottas. La Williams, però, anche grazie al motore Mercedes, sembra in grado di lottare quantomeno per le prime posizioni e il brasiliano è molto contento di poter correre per la scuderia di Sir Frank. Ah, è un grande team, gente fantastica, anche molto professionale. Quindi è molto bello far parte di questo team. E speriamo di fare una bella stagione insieme. È un gran bel posto in cui lavorare. Sono molto contento di essere alla Williams. Nella sua lunga militanza in Ferrari, Felipe ha vissuto degli incredibili alti e bassi. Ha vinto delle gare, ha quasi vinto il titolo mondiale e molte volte ha dimostrato la sua fedeltà, lasciando la posizione al compagno di squadra che in quel momento si giocava il campionato. Anche per questo, ma soprattutto per il modo di essere, è sempre stato ben voluto da tutti, sia dentro che fuori del team. Come parecchi sportivi, è molto superstizioso e anche alla Williams ha portato le sue scaramanzie. Di solito entro dal lato sinistro perché devo entrare con il piede destro per primo in macchina. Indosso sempre per primo il guanto destro e anche la scarpa destra. E poi prego sempre prima della gara. Lo faccio sempre anche prima di andare a dormire, ma soprattutto prima della gara, chiedendo protezione per me e per gli altri amici piloti. E quindi sì, beh, faccio anche delle cose un po' pazzesche. A volte, per esempio, quando inizio il weekend il sabato e le cose vanno bene, magari tengo le stesse mutande per il giorno dopo. Sì, lo so, a volte siamo un po' pazzi, ma non cambiare nulla rispetto a quando le cose vanno bene ti dà un senso di relax. Quindi vuoi avere le stesse cose che avevi il giorno prima, se il giorno prima è stata una buona giornata. E se non lo è stata, vuoi cambiare tutto, quindi sì, siamo un po' pazzi. Ormai lontano dal suo Brasile da tanti anni, Felipe si è quasi totalmente europeizzato. Vive a Monte Carlo con la famiglia e non vorrebbe andare da nessun'altra parte al mondo. Vivo a Monte Carlo, dove ci sono tantissime cose da fare.
Mi piacciono vari sport, ma mi piace anche rimanere a casa con mio figlio, a giocare con lui, oppure stare un po' con mia moglie. Insomma, faccio un sacco di cose. Per esempio, vado fuori, mi piace andare per ristoranti e godermi la vita. Il traguardo dei 200 Gran Premi non è una cosa da tutti, ma ora è venuto il momento di dimostrare di poter stare ancora al top. La Williams, d'altra parte, va veramente forte. È il momento per prendersi qualche rivincita. Ora o mai più.